Questo processo è stato chiamato fin dall'inizio Mafia Capitale ed è stata la grande originalità di questa inchiesta, che è servita per tanti nostri politici per farsi il capro espiatorio delle tante inefficienze che riguardano dalla politica degli immigrati ai tanti problemi di questa città. Per tanti mesi noi abbiamo dovuto subire l'onta che in questa città le cose vanno male perché c'è stata Mafia Capitale, e sono passati 4 anni quasi da quando tutti i protagonisti di questo processo sono stati arrestati, e avete sotto gli occhi, signor Presidente e signori della Corte, che cos'è questa città nonostante gli asseriti responsabili delle malefatte e delle cattive gestioni di questa città sono tutti in prigione. Ancora questa mattina, dopo 4 anni che passiamo sulla via Tiburtina, c'è il cantiere di via Tiburtina che è ancora lì, fermo come 4 anni fa. Sono passati dall'inizio del processo, e il cantiere già esisteva, quasi 4 anni, e il cantiere è ancora lì fermo. Ecco perché Mafia Capitale è diventata la pezza a colori per coprire tante cose che non vanno in questa città, ed è stato appunto cavalcato sia dalla politica che da certa stampa per poter dire che la colpa è di Buzzi e di Carminati. Ma vedete, tutto questo è stato fatto con una sapiente regia, perché questo processo è iniziato non con l'ordinanza di custodia cautelare del 2014, del 4 di dicembre del 2014, quando per la prima volta la città di Roma si sveglia dicendo che c'era stata a Roma la mafia, ma inizia esattamente un anno prima con un'opera incredibile. Io non so se avete letto, avrete voglia, magari dopo la sentenza, di leggere il romanzo Suburra, scritto da un magistrato che già aveva scritto un altro romanzo criminale, che è la riedizione di una sentenza, dovrò correggerla, dottor Catalani, è la riedizione di una sentenza abortita, perché quel magistrato che aveva fatto parte del collegio della Corte d'Assisi, che aveva sostenuto che a Roma c'era la mafia ai tempi della banda della Magliana, tesi che è abortita davanti alla Corte di Cassazione e ovviamente in sede di rinvio da parte della stessa Corte d'Assise di Appello di Roma, questa tesi è stata letteralmente ripresa e utilizzata per farci un libro che è appunto Romanzo Criminale. E come se non bastasse, nel 2013, nel pieno delle indagini di cosiddetta Mafia Capitale, esce un libro su Burra nel quale, signor Presidente e signori della Corte, se voi leggete questo libro, sarete percorsi come sono stato percorso io dai brividi, perché è impossibile che un giornalista e un magistrato siano riusciti a scrivere un libro che è la edizione romanzata dell'ordinanza di custodia cautelare del dicembre del 2014. Questo è l'antefatto con il quale è stato, diciamo, preparato il terreno di Mafia Capitale. È un libro nel quale noi avevamo chiesto nella nostra lista testi l'audizione degli autori di questo libro, Mario Bonini e il giudice De Cataldo, che ovviamente non ci sono stati ammessi come testimoni, perché ci sono ben 11 episodi, dico 11 episodi, che sono la trasposizione letterale di quello che è contenuto nell'ordinanza di Mafia Capitale. E ovviamente li avrei trattati come abbiamo saputo trattare ben altri personaggi per chiedergli conto di come è possibile che la fantasia umana sia stata capace di anticipare quei temi in quel modo. Per non parlare poi dell'articolo dei 4 re di Roma, che ha anche qui anticipato di poco l'inchiesta di Mafia Capitale. E poi la stampa, che nel corso di tutto il processo di primo grado ha martellato la difesa di Salvatore Buzzi. Io un giorno del processo di primo grado, ne è testimone il dottor Tescaroli, chiesi di poter acquisire degli articoli di giornale che intitolavano a 2 pagine del Fatto Quotidiano, dico 2 pagine, quindi una pagina interna, qualcuno vuole insabbiare Mafia Capitale. È stata una delle vicende più brutte, oltre a tante altre personali che non per ragioni, se volete, anche di segretezza di indagini non voglio citare, che mi hanno riguardato, per le quali ci sono denunce che sono state presentate alla Procura della Repubblica. Ebbene, qualcuno vuole insabbiare Mafia Capitale è stato l'articolo che ci è stato riservato il giorno dopo che abbiamo sentito il colonnello Dell'Ellis e che abbiamo sentito Cantone, che sono i testimoni che hanno detto che secondo loro a Roma di mafia non se ne doveva parlare. E il trattamento veramente indecoroso
che il giorno dopo la sentenza di Mafia Capitale è stato riservato al Tribunale, noi temiamo che possa essere riservato anche a voi. Il giorno dopo la sentenza di Mafia Capitale c'è stata una indegna uscita da parte del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi, che ha dato degli incompetenti al Tribunale di Roma. È stata una delle pagine più vergognose che si potessero leggere su questo tema. Perché ammantarsi di autorevolezza e autorità e dire che il Tribunale di Roma, dopo che la dottoressa Bindi, non so oggi come si debba chiamare, ha steso delle complimenti sperticati nei confronti dei rappresentanti della pubblica accusa, dicendo loro che sono magistrati capaci, preparati, dotati delle strumenti professionali adeguati per combattere dei fenomeni del genere, ha detto che il Tribunale di Roma, il Tribunale giudicante di Roma, era incapace di poter giudicare un tipo di reato di questo genere. Sono state pagine durissime, alle quali io ho risposto, signor Presidente e signori della Corte, ho risposto personalmente a titolo personale, non perché dovessi difendere il Tribunale, ma perché come cittadino queste cose mi fanno veramente rabbia e mi generano una fortissimo senso di repulsione nei confronti di chi ci deve governare, per due ragioni che gli ho messo per iscritto alla Bindi. La prima, e cioè che una commissione parlamentare che nel corso di anni di lavoro non ha mai sentito il dovere di sentire l'altra campana della verità, perché bene o male nel contraddittorio, bello o brutto che sia, che si è fatto in questo processo, si è avuta la possibilità di sentire sia la campana dell'accusa sia la campana della difesa. E noi abbiamo chiesto con quella lettera, io la chiesi con quella lettera, che la Commissione, prima di chiudere i suoi lavori, potesse ascoltare Salvatore Buzzi. E Salvatore Buzzi non è mai stato ascoltato. Una commissione parlamentare che ha ascoltato solo ed esclusivamente ciò che veniva raccontato dalla Procura della Repubblica, che è stata ampiamente rappresentata dal suo capo procuratore della Repubblica, che ha potuto ricostruire, come aveva già fatto nel corso delle indagini preliminari, quello che è la verità, a suo dire, di Mafia Capitale. E quindi da lì un giudizio che è un giudizio assolutamente distorto. Un presidente della Commissione parlamentare antimafia, che non si può dimenticare, era espressione del partito del PD, Partito Democratico che, come ha raccontato Salvatore Buzzi, dopo il 2013, cioè da quando a Roma ha cominciato a governare il centro-sinistra, è stata la devastazione della corruzione, come dimostrerò con le carte alla mano e come voi potete fare benissimo mettendo in ordine cronologico i capi di imputazione della corruzione di questo processo, perché si potrà dimostrare che fin quando c'è stato Alemanno Salvatore Buzzi praticamente ha pagato soltanto Panzironi, dal quale era concusso, mentre poi quando è entrata a governare la sinistra c'è stata una deflagrazione dei fenomeni corruttivi grazie appunto a questi rapporti totalmente sfilacciati della sinistra. Quando Salvatore Buzzi, il Tribunale ci chiese durante l'esame di Salvatore Buzzi, che credo durò 5 udienze, se non ricordo male il numero, il Tribunale mi chiese di fare l'indice degli argomenti e ricordo che in una delle udienze, era purtroppo in maniera improvvida, dissi che in una delle udienze avremmo parlato delle tangenti al PD. In quel giorno la RAI, che è stata presente per 260 udienze, quel giorno la RAI non era presente e non passò inosservato a nessuno, né al pubblico ministero né al Tribunale, che il giorno in cui bisognava parlare delle tangenti al PD c'è stato il blackout dell'informazione. Perché non so se oggi c'è una sola giornalista qua presente, ma nel corso del processo veniva allo stesso modo, i giornalisti non erano sempre presenti e potevano avvalersi della informazione in bassa frequenza che la RAI per disposizione del Tribunale doveva mettere a disposizione dei giornalisti e delle altre testate. Quel giorno ci fu il blackout dell'informazione, fu una cosa che non passò inosservata evidentemente a nessuno. E dicevo, la Bindi è ovviamente espressione di quel PD che Salvatore Buzzi, ad onta di quanto ci dice la Procura Generale che Buzzi ha tenuto un comportamento omertoso, la Rosi Bindi fa parte proprio di quella parte politica che è stata
diciamo così, più di ogni altra toccata da Salvatore Buzzi. E come non dimenticare, signor Presidente e signori della Corte, a proposito di operazioni mediatiche alle quali voi vi dovrete preparare, perché voi siete giudici sereni e sono sicuro che non potrete fare altro che accogliere i nostri appelli e rigettare le richieste che sono state formulate dalla Procura Generale. Ma preparatevi, perché anche per voi sarà riservato il programma come quello che è stato riservato al primo grado dalla Sciarelli, che è un programma che non posso non ricordare, perché è stata fatta una trasmissione durata 3 puntate, alla quale che sicuramente a voi non sarà sfuggita, o come tutti noi abbiamo seguito questa rappresentazione che ha suscitato in me una reazione violentissima, tant'è che gli scrissi una lettera alla Sciarelli che si sentì costretta a leggere in corso della trasmissione, che io dissi che era una trasmissione ignobile e condotta in maniera ancora più ignobile dalla Sciarelli. Perché? Perché guarda caso, con tanti giornalisti che ci sono a Roma, signor Presidente e signori della Corte, che sono andati a prendere la RAI per far fare una trasmissione del genere, la Sciarelli, che all'epoca era indagata dalla Procura di Roma per la vicenda Consip, e fa una trasmissione che è stata la ricopiatura dell'ordinanza di custodia cautelare con le testimonianze in controfigura dei ROS, che sono le testimonianze che sono state demolite nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Questo è il modo attraverso il quale è stata condotta questa vergognosa e ignobile trasmissione. E la Sciarelli, che candidamente nel corso della trasmissione, citando la mia lettera, si chiede perché io dico che è stata una trasmissione ignobile. Ecco, signor Presidente e signori della Corte, le nostre grandi preoccupazioni di questa vicenda e di questo processo, che, come aveva detto l'avvocato Naso, è un processo dopato, perché questo è il processo che è stato costruito con grande sapienza con i media ed è stato condotto solo ed esclusivamente per far emergere che questi quattro persone che devono pagare per, parlo per Buzzi, ha confessato le sue corruzioni e deve pagare per i reati che ha commesso, bisogna però far emergere a tutti i costi che in questa città le cose sono andate male per colpa della mafia. Ed è singolare che in una città come questa, con tanti esponenti del mondo culturale e quant'altro, per governare questa città sia stato necessario prendere un magistrato che veniva dalla Sicilia e che comunque sia, pure lui, si è sempre ammantato dei meriti di essere un magistrato dell'antimafia. Guardate come è stata costruita a tutti i livelli questa operazione mediatica. E poi un grande rammarico che anche qui mi suscita grande rabbia, soprattutto nell'ascoltare le requisitorie dei rappresentanti della pubblica accusa. Salvatore Buzzi il 31 di marzo del 2015 ha consegnato le chiavi per poter ricostruire il marcio di questa città. E guarda il destino, talvolta veramente incredibile, a distanza di pochi anni mi ha messo su un piatto d'argento e ha portato la Procura della Repubblica ad aprire un'inchiesta che, se voi guardate, ha delle incredibili somiglianze e similitudini con l'inchiesta di Mafia Capitale o Mondo di Mezzo. Mi riferisco all'inchiesta sullo stadio, dove addirittura ci sono passaggi di Parnasi che parla dei soldi che ha dovuto pagare per le elezioni, che sono, c'è un bellissimo articolo sul Corriere della Sera della Sarzanini che ha messo a raffronto le parole di Parnasi con quelle di Buzzi, che parlando con Campenì nel corso della famosa conversazione ambientale del 20 aprile del 2013 gli dice che questo è il momento in cui si paga di più ed era il momento delle elezioni comunali, e Parnasi ha detto la stessa cosa, perché anche Parnasi sa benissimo che questo meccanismo, questo strano paese nel quale probabilmente le regole della democrazia ancora non funzionano, in questo strano paese tutti quelli che fanno qualche cosa di importante sanno che devono fare i conti con una classe politica che è sicuramente non delle migliori. Ebbene, il 31 di marzo Salvatore Buzzi aveva messo in luce
alla Procura della Repubblica tutti i punti che poi sono stati sviluppati nel corso di questo processo. C'è stata una chiusura ostinata da parte della Procura. Io non ho mai visto un atteggiamento del genere, perché che cosa si vuole di più da un indagato, oggi imputato, che davanti ai pubblici ministeri, ristretto in custodia cautelare, con un 416 bis e addirittura in condizione, avendo voluto essere ammesso a un programma di protezione, perché con un 415 bis e con quello che stava per dire avrebbe potuto benissimo chiedere di avere i benefici che vengono concessi per molto meno ai galantuomini che sono imputati di 416 bis. Ebbene, Salvatore Buzzi, senza ricorrere a questi strumenti, ha descritto e delineato, lo avete agli atti perché ne abbiamo chiesto l'acquisizione, ha delineato lo spaccato, sporco, marcio, corrotto di questo sistema, dal Comune alla Provincia, alla Regione, al Parlamento. Io l'ho fatto perché la parte civile, Giulio Vasaturo, ha cercato in tutti i modi di dire che a Roma c'era la mafia. E a quel punto sono uscito allo scoperto e gli ho chiesto: ma lei ha individuato segni di infiltrazione mafiosa in questo cavolo di comune? Risposta: no. Presidente, Cantone. E perfino Sabella, e su Sabella dobbiamo anche farci i nostri ragionamenti, assessora alla legalità. Già un comune che si deve mettere l'assessore alla legalità, francamente siamo veramente caduti in basso. E prenderlo dalla Procura della Repubblica, meglio, stava al giudicante, ma aveva fatto anni, vedendo il suo curriculum vitae, ha fatto anni di antimafia, ha scritto un libro, Capitale Infetta, dove racconta, secondo lui, di possibili situazioni mafiogene, chiamiamole così. Seduto lì, io gliel'ho fatte le domande, tutte, e citato da me, non dalla Procura, da me. E gliel'ho fatte le domande, Presidente. C'è mafia? Lei ha trovato mafia? Ha trovato che Salvatore Buzzi ha fatto mafia? No. Ecco, signor Presidente, signori della Corte, la necessità di dover fondere questi due mondi, perché il mondo di Salvatore Buzzi, messo alla radiografia, non porta alla mafia. Non c'è intimidazione, e vedremo ancora di più dopo. E quindi la Procura, in maniera abile, sta cercando, ma si sente veramente quello che sta cercando di arrampicarsi sugli specchi, senti proprio le unghie che stridono sullo specchio quando cercano in tutti i modi di fondere i due mondi. Come si fa a dimostrare se c'è un'associazione o no, e soprattutto se ci sono più associazioni? Premesso che la giurisprudenza, a me non piace mai citare sentenza, numero, però se serve, il repertorio di giurisprudenza è pieno di massime e anche di sentenze, dove si dice che è possibile ritenere la contemporanea appartenenza a diverse associazioni, neanche a due, cioè un individuo nella sua vita può partecipare a più associazioni in contemporanea. Beh, quindi non è che l'operazione che ha fatto il Tribunale è tanto notarile, è tanto un'operazione così assurda, ammesso che ci sia un'associazione. Ma qual è il vero elemento da cui dobbiamo partire per capire se c'è stata o no un'associazione? Se i gruppi erano associazioni, e soprattutto se i gruppi si sono associati. Qual è l'operazione che si dovrebbe fare per ricostruire correttamente questo fenomeno? L'associazione, e lo dice il codice, lo dice ad ampie, in tantissime sentenze, la Cassazione, l'associazione si basa su un elemento costitutivo che è l'accordo. L'accordo. Noi dobbiamo ipotizzare che un gruppo di persone, i primi sono i promotori, si sono messi seduti, devono essere almeno in tre, che si sono messi un bel giorno seduti e ho detto: senti, sai che facciamo? Da oggi tutto ciò che ci passa sotto facciamo reati. Quali? Non lo so, però intanto noi ci siamo associati, quando ci sarà l'occasione io ti chiamo e facciamo reati. Questo è l'accordo, che lo differenzia rispetto al reato continuato che
più persone si chiamano, oh senti, oggi c'è da fare un reato, te va, lo facciamo, e poi finisce lì. Oh senti, guarda, mi è capitata l'occasione di fare un altro reato, e lo facciamo. Ne puoi fare tantissimi, ma non c'è alla base un accordo iniziale dove le persone si sono messe sedute a un tavolino e hanno detto, guarda, da oggi tutto ciò che ci passa in questo settore facciamo reati. Questo è l'accordo associativo, in maniera banale. E come si dimostra l'accordo, visto che a differenza di un qualunque società che ci vuole l'atto scritto, qui gli atti scritti non ci sono? Si possono fare in due modi, lo dice sempre il repertorio di giurisprudenza, o i rituali di affiliazione, tipo il battesimo alla Madonna dei Polsi che fanno giù in Sud Italia, o cose similari, e non è il caso nostro, oppure, molto più banalmente, dai reati fine. E quindi c'è una giurisprudenza enorme, oserei dire quasi incontrastata e incontrastabile, ai noi quando ci dobbiamo difendere da queste contestazioni, che si deducono i reati associativi dai reati fine. Siccome tu hai fatto tanti reati fine, e siccome per fare tutti questi reati fine ci vuole una buona struttura, ipotizzo che nel momento in cui hai fatto il reato fine ti sei induttivamente, cioè il reato fine diventa la prova indiziaria ai sensi del 192 per poter ipotizzare che dietro quel reato fine o quei reati fine ci sia stato un accordo per fare tanti reati fine. Questi sono i modi in cui la giurisprudenza ipotizza che si crei il reato associativo e ci sia l'accordo. Non c'è altro modo. Qual è il primo elemento che vi balza agli occhi guardando i capi di imputazione? Che se guardate i reati fine, trovate che sono pochi. Ma mettiamo da parte il 12-quinquies, che è un reato, non è un reato associativo, cioè un reato chiedi a uno di farti un favore, di intestarti una cosa. I reati che sono in questo processo sono 629, 644, 319 nelle varie versioni, e declinazioni, e 353. Questi sono i grandi reati. Questo è il panorama dei reati fine. Tantissimi, ma questo è il panorama. Le estorsioni sono 6, l'usura è 1, ed è fuori Salvatore Buzzi, sono fuori tutti quelli della cooperativa. E sarà un caso questo, che tutti quelli che stanno in cooperativa non fanno estorsioni e non fanno usure. Ed è reversibile la storia, perché quelli che fanno estorsioni ed usura non fanno corruzione e turbative. Ma anche questo sarà sintomatico per quel ragionamento di carattere indiziario e induttivo che deve essere svolto per stabilire se c'è o no un vincolo associativo, l'accordo. A me se non concesso che queste persone a un certo momento della loro vita si siano messe intorno a un tavolo e abbiano deciso facciamo tanti reati. Evidentemente ci sono persone che si sarebbero messe d'accordo per fare tanti reati contro la pubblica amministrazione, altre persone che si sono messe d'accordo per fare tanti reati contro il patrimonio. Ma le due gruppi di persone non hanno condiviso reciprocamente i singoli obiettivi. E l'unico elemento di contiguità fra questi due gruppi è Massimo Carminati, che ha fatto un po' da una parte del Tevere e un po' dall'altra parte del Tevere. Ma non è detto che Massimo Carminati, quando supera Ponte Milvio, si è portato la sua associazione dentro via Pomona facendo un'operazione di incorporazione, perché la potrebbe benissimo aver lasciato fuori. Non aver portato dentro via Pomona il gruppo di Ponte Milvio, ammesso e non concesso che quello sia associazione, e ammesso e non concesso che quella di via Pomona sia un'associazione. Stiamo parlando per ricostruzione del fenomeno. E dice il dottor Catalani che sarebbe divertente immaginare che Carminati e Bruggia, quando vanno al distributore fanno un'associazione e quando vanno a via Pomona ne fanno un'altra. Io, per quanto cerchi di ridere in questo processo, non capisco, per questo lei dice che è divertente questo argomento, non capisco perché è divertente. Questo è un argomento giuridico. Se uno può far parte contemporaneamente di due associazioni,
non è certamente la distanza chilometrica che può definire l'esistenza di un accordo rispetto a quello di un altro. Non è certamente i 10 chilometri che possono o no stabilire se l'associazione è unica o plurima. Il secondo capitolo di questa mia discussione, ovviamente, è il 416 bis. Perché fino adesso ho cercato di dimostrare, spero in maniera efficace e convincente, che non ci sono state fusioni di gruppi, ma non c'è neanche stata un'associazione, perché se abbiamo tolto via Flaminia, non la portiamo dentro via Pomona, è difficilissimo riuscire a ipotizzare che ci sia stata una costituzione di un gruppo criminoso. E la scommessa che secondo me ha perso e perderà della Procura della Repubblica di Roma è quella di cercare di rendere mafioso qualunque tipo di fenomeno. E quindi ho visto che recentemente hanno fatto una retata giù dalle parti di Latina, mafia anche lì con i Di Silvio, e mai prima i Di Silvio sono sempre stati uguali a se stessi, hanno fatto attività criminale sempre allo stesso modo, però adesso finalmente si è detto sono mafiosi anche quelli. È cambiato il modo di fare i reati dai Di Silvio, è stato cambiato il modo di interpretare la fattispecie del 416 bis che è stata applicata a quel fenomeno? Questa è la grande domanda. Che cosa dobbiamo andare a cercare noi per capire oggi se quel fenomeno che è stato indagato per tanti anni è un'associazione mafiosa oppure no? Che cosa dobbiamo trovare noi negli atti? Cosa dovete trovare voi negli atti per dire che Buzzi, Carminati e gli altri hanno costituito in maniera volontaria, con tutti gli elementi del dolo, dal momento rappresentativo a quello volitivo, che cosa hanno dovuto rappresentarsi, hanno dovuto volere per fare un 416 bis? Questa è la grande domanda alla quale voi dovrete dare una risposta. Buzzi, quando si è messo in affari con Massimo Carminati, cosa si sarebbe dovuto rappresentare per dire da oggi faccio un 416 bis? Cosa ha trovato la Procura di così innovativo oggi per dire che è mafia quello che stiamo vivendo? Ma innanzitutto, nel fare questa ricerca, mi sono imbattuto in una sentenza del 2016, che poi non è così lontana, 5 maggio del 2016. Questa sentenza ha, diciamo così, descritto, riconducendosi anche, riproducendo anche vari precedenti, che cosa bisognerebbe trovare per stabilire se c'è o no un'associazione per delinquere di stampo mafioso. E dice questa sentenza, la 49.820, poi se serve la posso anche lasciare: l'associazione di stampo mafioso si connota dal lato attivo dall'intimidazione, tutte cose abbastanza note, eh? Dal lato passivo il condizionamento, la condizione di assoggettamento e omertà. E dice una cosa molto semplice: è necessario accertare che il sodalizio si sia radicato nell'ambito specifico e che possieda la capacità di condizionare e intimidire quanti vengono a contatto con esso e per il solo fatto di essere a conoscenza dell'appartenenza a detto sodalizio. La capacità intimidatrice del metodo mafioso, un momento imprescindibile dell'associazione mafiosa, deve essere attuale, effettiva. Deve avere necessariamente un riscontro esterno, in modo da affermare l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare l'ambiente territoriale, economico, sociale circostante, piegandone ai propri scopi l'ordinario assetto. Adesso può avere ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché intimidazione si traduca in atti specifici riferibili ad uno o più soggetti. È una bella premessa, tenuto conto che dice questa sentenza della Cassazione che l'utilizzo del terzo comma, nel terzo comma del sintagma si avvalgono con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale, indica che il metodo mafioso deve essersi manifestato all'esterno, producendo la condizione di assoggettamento ed omertà rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati fine, per una più agevole realizzazione del programma. Quindi noi dovremmo trovare, a livello sia di fenomeno
e sia soprattutto di quello che le persone si sono rappresentate nel momento ideativo del dolo, l'idea di realizzare un gruppo che si sarebbe proiettato all'esterno per condizionare con l'intimidazione tutti quanti venivano a contatto con questo sodalizio. Detto francamente, Buzzi, quando parlava con Panzironi, Turella, Schina, Odevine e tutta questa schiera di persone con le quali ha operato, doveva aver operato in maniera esteriorizzando una capacità intimidatoria e soprattutto essersi prefigurato che quello che stava facendo era frutto di un precedente accordo nel quale c'era l'intimidazione come strumento per poter realizzare i propri obiettivi, cosa che è stata negata in quest'aula dal colonnello De Lellis. Questo, secondo me, è il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale, ce ne sono tantissime, qua sono citate altre. Cosa ci dice la Procura? No, è roba vecchia, sono arnesi vecchi, perché hanno trovato due sentenze, 8-11-2017, la sentenza Pavel e poi la sentenza Pau. Signor Presidente e signori della Corte, bisogna ricontestualizzare questi due precedenti, perché la sentenza Pavel, che sicuramente dà uno spunto perché vorrebbe affermare che la esteriorizzazione non deve essere vista in ambito territoriale, cioè ciò che tu vai a condizionare non deve essere necessariamente uno spazio territoriale, ma può anche essere un ambiente, come potrebbe essere quello della gestione degli appalti. Ma la sentenza Pavel, dopo aver fatto questa premessa, che secondo me non ci voleva bisogno neanche della Cassazione, perché non è che il 416 bis dice che deve essere controllato un territorio, ma vuole semplicemente l'esteriorizzazione di un metodo. Ma vorrei ricordare alla Procura della Repubblica che questa sentenza ha ad oggetto un fenomeno di un'associazione di matrice moldava, il cui sodalizio italiano costituirebbe diretta derivazione. Quindi stiamo parlando di un'associazione, la propaggine di un'associazione moldava. Oh, in Moldavia siete andati a trovare sta roba, eh? Ma la cosa più incredibile è che, guardando che cosa hanno fatto questi signori, Pau and Company, Pavel and Company è imputato di estorsione per aver chiesto il pizzo, che non so se rievoca qualcosa che è legato a quegli ambienti mafiosi dove è nato il 416 bis, Butucenao di 628 rapina, Caraus di 620 vari episodi di estorsione e rapina, Credizzau vari episodi di estorsione. Cioè stiamo parlando di una massima che trova la sua origine in una mafia che potremmo considerare la fotocopia delle mafie storiche in Italia. Allora, qual è il principio che vogliamo trarre da questa sentenza, il principio così innovativo che vogliamo trarre da questa sentenza? E tanto è vero che questa sentenza premette, siccome erano stati la sentenza di primo grado che riconosceva il 416 bis era stata riformata dalla Corte d'Appello, storia già vista, signor Presidente, la Cassazione ha fatto una premessa: attenzione, le condotte estorsive si concretizzavano in insistenti richieste di denaro nei confronti di proprietari e conducenti di pulmini utilizzati per il trasporto di persone e merci che da e per la Moldavia al fine di consentire il parcheggio in area di sosta. Cioè questi erano un gruppo di imprenditori che facevano il trasporto di merci e persone dall'Italia e dalla Moldavia e dovevano pagare il pizzo a quelli che parcheggiavano in determinate aree di sosta. Ma insomma, non so se capiamo le differenze tra quello che ha fatto Buzzi e quello che è la premessa di questa sentenza innovativa. Dire che mafia qua, voglio dire, siamo capaci tutti, ma può essere pure che non lo siano. I capi fazioni erano dediti alle rapine in danno di spacciatori nordafricani. Questa sentenza io credo che non abbia nessun spirito innovativo, perché si limita a riaffermare e confermare quelli che sono i principi che abbiamo letto poc'anzi in un'altra sentenza, che dice che appunto la mafia ha bisogno dell'esteriorizzazione di un metodo. Pavel sembrerebbe che non sia richiesta l'indispensabilità del controllo
territoriale per costituire un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Torno a ripetere, non è questo il tema. Noi in questo processo, noi come Salvatore Buzzi, non ci siamo mai difesi dicendo ah, ma l'intimidazione non è un'intimidazione che va a controllare il territorio, ma chi se ne frega? Ma non è questo il tema. Cioè è una dimostrazione inutile, una petizione di principio, direbbero in maniera più argomentata e dotta i filosofi, perché sto dimostrando una cosa che non c'entra assolutamente niente con il tema di questo processo. Noi non abbiamo mai azzardato, né io, né l'avvocato, né altro, nessuno in quest'aula ha mai provato a dire che non c'è mafia, perché fermo restando l'intimidazione non è servita per controllare il territorio. Ma chi l'ha mai proposto? E la sentenza Pau è ancora più significativa, perché la sentenza Pau, signor Presidente e signori della Corte, non si occupa del 416 bis, ma dell'articolo 7 del decreto legge 152 del 91, cioè una sentenza che è calibrata sull'aggravante dell'articolo 7. E che cosa dice la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che aveva confermato l'articolo 7 dopo aver assolto comunque gli imputati per tante altre contestazioni? Premette la Cassazione che i giudici di merito hanno verificato un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime una particolare coartazione di tipo psicologico. Quindi c'è l'articolo 7, perché il metodo che connota l'associazione di stampo mafioso è un metodo intimidatorio, premessa in fatto sulla quale la Cassazione non può dire nulla, la rileva dal giudice di merito, c'è stata da parte dei giudici di merito la dimostrazione di una coartazione di tipo psicologico. Quindi questo è quello che noi dobbiamo cercare, signor Presidente e signori della Corte. Il tema è ben chiaro, la giurisprudenza vuole che per dare 416 bis ci debba essere una esteriorizzazione di un metodo che deve in qualche modo attraversare tutto, trasversalmente, tutto l'operato del sodalizio, ammesso che esso ci sia. È stata richiamata anche la sentenza Fasciani, ovviamente. E come poteva mancare la sentenza Fasciani, signor Presidente? Ce la portiamo dal primo grado. Perché i vostri destini, quanto pare, sono in qualche modo... Chiedo scusa un attimo, forse c'è qualche problema di collegamento. Possiamo andare? Prego, prego. Dico, la sentenza Fasciani, che ha un po' condizionato i nostri, ha attraversato un po' le esperienze nostre, in primo grado, vostre di Corte d'Appello, perché questi processi si sono in qualche modo intersecati con uno strano gioco delle parti tra sentenze di condanna, di assoluzione, quanto ovviamente il 416 bis, ribaltamenti in Cassazione. E anche la sentenza Fasciani, signor Presidente e signori della Corte, la Cassazione parte da un dato di fatto, e cioè che ha riconosciuto la sentenza di primo grado la sussistenza dell'associazione mafiosa facente capo a Fasciani, ritenendo provato che gli imputati agirono in accordo tra loro per la commissione di un numero potenzialmente indeterminato di reati investenti plurimi settori, riconoscendo la connotazione mafiosa attraverso tradizionale attività usuraria. Ecco la fusione dei due gruppi, perché c'hanno l'usura da una parte del Tevere, hanno bisogno di portarla dentro di noi, praticata dai Fasciani nel corso degli anni, non un episodio, degli anni, e segnatamente le condotte con coartazione delle vittime a pagare con mezzi leciti o illeciti le obbligazioni contratte. Ma voi avete mai visto Buzzi che andava in giro per la città a riscuotere i suoi crediti in maniera illecita? Certo, lo ha fatto con i suoi crediti nei confronti del Comune, e vedremo che cosa ha dovuto fare per ottenere i pagamenti, non certo l'intimidazione. L'assoggettamento dei sodali proni a contesto gerarchizzato permeato dalla percezione dei ruoli,
La reazione di allarmato spavento provato dal CIA alla ricezione della lettera di FC relativa ai rapporti di costui, eccetera, eccetera. La sentenza l'ho trovata su un motore di ricerca e sono stati appuntati i nomi degli imputati. E d'altra parte, come non ricordare che la pagina iniziale della sentenza di primo grado di Carmine Fasciani inizia con un elenco che dura ben due pagine di quello che è stato l'inizio dell'inchiesta. Si verificava che le attività commerciali avevano attinto negli anni seguenti esercizi commerciali, le attività intimidatorie avevano attinto negli anni seguenti esercizi commerciali. 1-1-2007 incendio al ristorante, 18-7 incendio allo stabilimento, 18-3 incendio al magazzino, 11-7 incendio allo stabilimento, incendio della serranda, incendio del chiosco, incendio dello stabilimento, due pagine di incendi. Questa è la vicenda Fasciani. Perché dico questo? Perché per leggere le sentenze, per capire che cosa la Cassazione vuole dire quando fa il annullamento con rinvio, siccome non è un organo di pura interpretazione, ma è un organo che interpreta la norma partendo da un fatto che gli viene consegnato dai giudici del merito, evidentemente bisogna capire il principio di diritto adeguandolo a quella che è la situazione di fatto che gli è stata prospettata. E questo è un grande segno, metodo di lettura delle sentenze, che ci dovrà guidare anche nell'interpretazione della sentenza del 10 aprile del 2015, citata ampiamente dalla Procura della Repubblica, che siccome ritiene la Procura della Repubblica che ha confermato l'esistenza della mafia in questo processo, si può risolvere il problema in maniera così semplice, non considerando, cosa che farò alla fine di questo mio intervento, che quella sentenza si basa su una clamorosa serie di dati che sono stati tutti destituiti di fondamento da un'istruttoria dibattimentale durata un anno e mezzo, nel corso della quale sono stati sentiti oltre 600 testimoni. E dico una cosa, su una sentenza che si basa su un'ordinanza di custodia cautelare che si è fondata solo ed esclusivamente sulle acquisizioni della Procura della Repubblica, non si può poi oggi venire a dire che quel principio è trasponibile oggi all'esito del processo dibattimentale, perché è il vizio della trasmissione della Sciarelli, è il vizio di quella giudizio ignobile del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha dato degli incompetenti al giudice di primo grado senza neanche essersi premurata di poter leggere gli atti del processo o ancor meno aspettare di leggere le motivazioni della sentenza. C'è un primo dato che va utilizzato. Dottor Cascini, ma anche gli altri componenti dell'ufficio di procura, hanno avuto agio nel sostenere che la mafiosità di questi gruppi deriva da Massimo Carminati. Il lavoro non lo voglio rubare ai colleghi che difendono Massimo Carminati, però io due considerazioni le devo fare, perché Massimo Carminati sprigionerebbe ex se il solo fatto di esserci Massimo Carminati nelle cooperative di Salvatore Buzzi. Questo è un dato particolare, è un crocevia della ricostruzione della pubblica accusa. L'aver Salvatore Buzzi fatto entrare Massimo Carminati nelle sue cooperative è il segno tangibile dell'appartenenza mafiosa e quindi della caratura mafiosa di Massimo Carminati all'interno delle sue cooperative. E questo, secondo la pubblica accusa, deriverebbe dal fatto che Massimo Carminati ha avuto un passato di appartenenza in AR e ancor più, dice la pubblica accusa, perché egli ha fatto parte della banda della Magliana. Qui ci sono due doverose premesse. In AR cessano nel 1981, è un dato storico. 1981, io credo che oggi la nuova generazione, perché per incutere timore a qualcuno perché io ho fatto parte dei NAR, bisogna sapere che qualcuno sappia dei NAR. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che due settimane fa non sapeva che il fratello del Presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia.
No, non so, eh? La raggio insomma della ghiera dominante. Ecco, appunto. Cioè, contestualizziamole queste cose, eh? Giustamente dice la Raggi non sapeva chi era ammirante, è vero? Presidente, perché noi dobbiamo contestualizzarle queste cose. Cioè noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non sa che il fratello del Presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia e noi ipotizziamo che oggi dire che Massimo Carminati è stato appartenente ai NAR, che secondo me la maggior parte della gente oggi dice ma che il VAR, che è quello che serve comparato, che serve per vedere se c'è il rigore o no, e mi deve consentire una cosa, io devo rispondere alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale con un vostro rappresentante, Otello Lupacchini. Perché, Presidente, guardi, è una cosa veramente il destino, come strano il destino. Guardi che si è occupato. Banda della Magliana. È bellissimo. Otello Lupacchini è stato il giudice istruttore della banda della Magliana. E oggi la Procura della Repubblica, procuratore Catalani, è stato assolto dal 416 bis Massimo Carminati. E lei non può dire che Massimo Carminati ha un precedente per 416 bis, perché la sentenza di condanna della Corte d'Assise, presieduta dal giudice De Cataldo, non contento della scoppola che ha preso, c'ha scritto il romanzo criminale, è stata annullata dalla Cassazione e la Corte d'Assise di Appello dice, e ci avete le sentenze in atti, che l'associazione Banda della Magliana non è associazione per delinquere di stampo mafioso. E quindi Salvatore Buzzi, quando si è fatto socio nell'associazione in partecipazione Massimo Carminati, non si è fatto socio una persona che poteva sapere essere portatore di una caratura criminale di tipo mafioso. Anche perché in questo libro, che è un libro intervista di Otello Lupacchini sulla banda della Magliana, e se lo dice Otello Lupacchini che è stato vostro collega, non nostro collega, siamo entrati ormai da qualche anno nel terzo millennio, dice il giornalista, a suo giudizio permangono ancora le perverse tecnologie, tra virgolette, di controllo del potere introdotto da quell'organizzazione criminale? Risposta. Mi si dice che pseudoluminari, so se parlava già a voi, dello scibile criminologico spacciato all'ingrosso, tanto vanitosi quanto abili nei mass media, si starebbero producendo nello sforzo di accreditare una asserita reincarnazione della banda della Magliana nelle molteplici accolite delinquentesche, senza dubbio pericolose, rabberciate da qualche sopravvissuto del dissolto sodalizio. Massimo Carminati, rabberciata di sopravvissuto, uscito indenne dalla burrasca giudiziaria. Se fosse vero, vorrei ricordare a costoro, affinché evitino di annegare nel ridicolo, che la banda della Magliana ha costituito un unicum in tempi assai particolari, sicché quell'esperienza criminale è destinata a rimanere irrepetibile. Questo è il giudizio che Otello Lupacchini, che è un vostro collega, che si è occupato della banda della Magliana da giudice istruttore, che ha mandato in prigione gli epigoni della banda della Magliana, questo è il giudizio che rassegna a voi, e devo dire a voi, e se devo parlare con le parole di Otello Lupacchini, vostro suo collega alla Procura Generale, vi sareste coperti di ridicolo nel sostenere oggi che quell'individuo ha portato la sua caratura mafiosa perché ha fatto parte della banda della Magliana. Ma c'è di più, ma ripeto, è lavoro loro. Io dico, Salvatore Buzzi a livello psicologico, di momento rappresentativo del dolo, doveva sapere che facendo gli affari con Massimo Carminati portava in seno la caratura criminale di Massimo Carminati. Signori della Corte, Massimo Carminati è stato condannato, lo spiegheranno loro, per il furto al cavò, ipotizzato, aggravato dall'articolo 7 del decreto legge 152 del 91,
Leggete la sentenza del Tribunale di Perugia e della Corte d'Appello di Perugia, ha escluso categoricamente l'esistenza dell'articolo 7, perché non si può ipotizzare che ci sia una mafiosità nell'ambito di quel tipo di attività. E allora dico una cosa, ma perché Salvatore Buzzi, quando che fa di mestiere la cooperativa sociale, che si circonda al suo interno di signori problematici con la giustizia, perché con Massimo Carminati doveva utilizzare un criterio diagnostico diverso da quello che hanno utilizzato i vostri colleghi? Perché doveva dire, quando faceva l'associazione in partecipazione, no, io l'associazione in partecipazione con te non la faccio perché tu sei un mafioso? Perché lo doveva fare? Perché? Perché i vostri colleghi hanno detto che non c'è. E se avesse detto, Salvatore Buzzi, non lo faccio con te perché sei un mafioso, perché facevi parte della banda della Magliana, si sarebbe coperto di ridicolo, come dice Otello Lupacchini. Massimo Carminati, non vi voglio rubare argomenti, Massimo Carminati nel 2011, gli viene dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, gli viene concesso l'estinzione della pena per aver adempiuto correttamente gli obblighi dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ma io ho clienti assai meno, diciamo, roboanti di Massimo Carminati e ho la preoccupazione che non gli diano l'affidamento in prova, perché magari possono, ritengono i magistrati del Tribunale di Sorveglianza che possono commettere altri reati a Massimo Carminati. Ci sono stati 3 magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che gli hanno dato l'affidamento in prova, altri magistrati di Roma che gli hanno detto che si è comportato bene. E Salvatore Buzzi, quando fa con lui il campo nomadi, deve pensare che si sta mettendo dentro l'ordigno esplosivo, per usarlo in maniera metaforica, attraverso il quale si fa intimidazione. Ma voi vi rendete conto l'assurdità di quello che stanno dicendo da quest'altra parte del tavolo? Anche perché quella sentenza, che non può costituire elemento decisivo per una configurazione mafiosa, la presenza tra gli affiliati di persone già condannate per delitti di mafia. Siamo oltre, signor Presidente e signore Corte, siamo oltre, perché noi non ci abbiamo manco uno condannato per mafia. Ma quando anche fosse stato condannato per mafia, la presenza all'interno del gruppo di una persona già condannata per delitto di mafia non è di per sé sufficiente se la caratura mafiosa del soggetto non sia stata trasmessa contagiando di sé l'intera struttura associativa. Bisognerebbe dimostrare che attraverso Massimo Carminati Salvatore Buzzi lo ha utilizzato come una specie di ordigno esplosivo, che ogni qualvolta non riusciva a risolvere il problema andava in giro e diceva: oh, guarda che se non fai come dico io te mando Massimo Carminati. Questa al limite avrebbe potuto essere la modalità di esteriorizzazione della caratura criminale di Massimo Carminati, ammesso e non concesso, come ho detto prima, che l'essere stato appartenente ai NAR fino all'81 e alla banda della Magliana fino agli anni che non, negli anni 80, e non è più un'esperienza riproducibile, ammesso e non concesso che questo possa significare esteriorizzazione di una intimidazione. E all'epoca dell'operazione Ente Eur, campo nomadi, di cui abbiamo già trattato, signor Presidente e signori della Corte, quando Massimo Carminati e Salvatore Buzzi entrano fra loro in rapporti di affari per fare l'associazione in partecipazione, non c'è espressione esterna di alcun tipo di intimidazione. Massimo Carminati, appena finito il suo periodo di affidamento in prova, gli è stato dichiarato estinto il reato, detto inter nos con il nostro linguaggio felpato burocratico, ha scontato il suo debito con la giustizia, è persona rieducata, perché gli strumenti alternativi alla detenzione si danno soltanto a coloro i quali
hanno dato prova di un efficace percorso rieducativo. Se no, sta in prigione. E Salvatore Buzzi che doveva fare? O dà lavoro a questa gente? Salvatore Buzzi, come vedremo, hanno riconosciuto Urbi et Orbi di persona che ha tirato fuori dai ceti più bassi, dalle problematiche più incredibili le persone. E qual era il problema di dare un lavoro o di fare lavoro, di fare impresa? Certo, in maniera diversa rispetto a tanti altri dipendenti. Qual era il problema di fare impresa con Massimo Carminati, al quale lo Stato ha dato la patente di persona rieducata? Dicono sempre dalla Procura della Repubblica, ma l'esteriorizzazione avviene perché Massimo Carminati cosa ha portato a Salvatore Buzzi? I suoi rapporti con Testa, Gramazio e Pucci, perché Testa, come abbiamo visto anche nelle ambientali, è la persona che mi seguiva le cose di Salvatore, Gramazio sarebbe stato quello che stava su in comune, Pucci stava con l'Enteur. Bene, nessuno di queste persone, Testa, Gramazio, Pucci, è portatore all'esterno di una forza di intimidatrice derivante o proveniente dal legame con Massimo Carminati, perché in tutto il processo non si è mai potuto dimostrare che Testa o Gramazio, per fare un favore a Salvatore Buzzi, ammesso e non concesso che l'abbiano fatto, abbiano mai utilizzato una forza di intimidazione nei confronti, che ne so, del presidente del consiglio comunale, del collega che è seduto accanto nell'aula consigliare per pigiare il bottone per una delibera piuttosto che un altro bottone. Non c'è mai stato in tutto questo processo la dimostrazione di un'attività intimidatoria che è stata fatta da questi signori, dicendo: oh bello mio, fai così o te mando Massimo Carminati a casa e te faccio sfondare la porta di casa, per usare il linguaggio un po' coattesco che ha contaminato un po' questo processo. Ietto, Guarnera e Gaglianoni hanno mai esibito all'esterno un rapporto mafioso, un'intimidazione? Sono associati, perché poi non sono neanche imprenditori collusi, rispetto ai quali in genere l'imprenditore colluso è il 110-416 bis. No, sono associati! Quindi vuol dire che anche loro, seguendo quella massima, dovrebbero aver estrinsecato all'esterno una forza di intimidazione. E a chi l'hanno estrinsecata? Povero Ietto, che ha fatto? Gaglianoni?